Eyes in the sky, gazing far. E enjoy signori, Rando qui con voi e quest'oggi siamo qui su Payday 2. Come al solito vi invito a lasciarmi un commentino per dirmi ciò che volete, 500 mi piace, prossimo stealth. Ma adesso non c'è tempo da perdere ragazzi e andiamo a vedere subito la prepianificazione. Allora, dobbiamo andare a fare escape bot nel piano di fuga ragazzi, attenzione, attenzione. E nelle risorse vi faccio vedere subito che scusate, equipaggiamento aggiuntivo dobbiamo sbloccare appunto il piede di porco e andiamo avanti. Anche se poi ragazzi non servirà appunto il piede di porco, mi faccio vedere dove si sblocca. Quindi guardate bene ragazzi, bisogna correre di qua. Attenti che qua siamo nella zona portuale, ma ora vi presento tutto bene e il piede di porco si trova qua per terra. Serve per prendere l'equipaggiamento aggiuntivo, che è una cosa che io non prenderò. Allora, dobbiamo dirigerci verso questa zona, perché voi dovete capire, ragazzi, che nella mappa, dove c'è la zona di qui, che è la zona di destra, ci sono tutte queste specie di, come si dice, queste specie di casolari, come li vogliamo chiamare, queste strutture qui. E poi c'è dalla parte anche tutta a sinistra la zona dove poter andare. E dovete guardare appunto su questi. Vedete, intanto c'è una copia. Qua c'è 1100 dollari, qua ce n'è altri, ce li fottiamo. Su queste panchine di solito si trova un pacchetto. Su queste panchine qua, eccole, di solito si trova una scheda. Ora, il nostro primo obiettivo, come potete... Tanto vedete qua, attenzione, c'era una guardia sopra la maledetta bastarda che si mette sopra i tetti ora. La nostra missione primaria ora è andare a trovare le due schede magnetiche. Quindi dovete andare in questa porta qua, che vi sto facendo vedere. Quella dove siete appena stati, dove siamo appena stati. Anche lì bisogna andare a vedere se c'è questa tessera. Bisogna perlustrare tutta la zona per vedere se troviamo la tessera. Una volta aperto, ragazzi, bisogna entrare dentro e guardate che culo! Troviamo la prima tessera, porca vacca, questa ci serviva di brutto. Porca vacca, questa è una figata assurda, assurdo. Intanto c'è lo sbirro lì, attenzione, guardiamo anche qui perché di solito può essere che la troviamo, però di solito se è questa stanza non se ne trovano mai due, ma una. E bisogna andare dove sono i punti esclamativi, vedete? I punti esclamativi, bisogna andare appunto là per andare a mettere la tessera nella cabina centrale per andare poi a spostare questa nave che si chiama Moretta, pensate voi ragazzi, è italiana appunto. Questa nave contiene all'interno questa famosa bomba, infatti si chiama Bomb Heist, dove noi dovremo andare appunto a fotterci questa bomba per niente, perché ha un valore incredibile. Intanto lì c'è la guardia lì che sembra fatta apposta, messa lì per fotterci e per sgamarci, sembra fatta apposta. Se non se ne va ora la picchio, ok, se n'è andata. E dobbiamo andare a punti esclamativi, quindi fate la mia stessa strada ragazzi, che è la più sicura, ve lo dico già prima, dove passa meno gente, e andate appunto al punto esclamativo. Noi dobbiamo andare a mettere queste tessere per dare le coordinate per poter spostare questa nave all'interno. Attenzione, intanto qua sono circondato, c'è telecamera, guardia e civile che rompe le palle, sempre il civile in mezzo alle palle. Anche lì c'è un'altra guardia, lì c'è la telecamera, la Titan, e lì c'è il civile. Noi dobbiamo entrare lì e cosa succede? C'è un botto di gente che ci rompe le palle. Vediamo un attimo. Il civile se n'è andato, noi ci togliamo un attimo dalla telecamera che ci scende questo valore maledetto e l'abbiamo trovata e possiamo andare a farlo, perfetto. Questa è l'unità di controllo, adesso dobbiamo andare a trovare la seconda tessera ragazzi per poter aprire questo ponte che ci permetterà di far spostare la nave. Ma non pensate che una volta messe le due tessere noi abbiamo finito, se nei sogni. Quindi queste strutture bisogna guardarle tutte all'interno e vedere se c'è la seconda tessera. Quindi il nostro scopo principale è quello di riuscire a fotterci queste due tessere. Una è fatta e l'abbiamo anche inserita per far aprire questo ponte. E ora dobbiamo andare a trovare la seconda. Quindi cerchiamo anche sopra, ragazzi, dovete andare anche di sopra. Vediamo un attimo, a volte si trova appunto su queste scrivanie, niente da fare. Niente di niente, porca vacca, intanto ci sono anche le telecamere Titan, che sono delle rotture di balle. In alto vediamo che ci sono 18 guardie, ragazzi, perché vi ricordo... Oh, madonna, madonna, sono 60%, non tanto. Vi ricordo che siamo in Apocalisse, anche questa non ve l'ho detto, una cosa importante, in Apocalisse, 18 guardie, pieno di telecamere Titan, che non possiamo neanche spaccarle. Il civili, un bordello di civili, ed è un casino.
Ragazzi, vi ricordo che se in questa zona qua, perché vi spiego, la mappa è formata con al centro la nostra nave che dobbiamo far spostare. Sulla destra e sulla sinistra si trovano le stesse, circa le stesse strutture. Noi dobbiamo andare sulla destra della mappa e poi sulla sinistra se non troviamo le teste. Ora noi stiamo bazzicando sempre qui sulla destra. Attenzione, non vedo la guardia, sicuramente quella sul tetto. Me ne vado, infatti, quella maledetta lì che mi stava beccando. Guardate che stronza. Quindi noi dovremo andare sicuramente nella parte sinistra della mappa, perché qui dentro c'è la guardia con le telecamere, però non vi disattiva le telecamere, perché sono due appunto in questa zona di destra e una di sinistra. Quindi, però a volte all'interno qui ci può essere la testa, quindi vi consiglio che se dovete farne fuori 4, voi potete, come sapete, farne fuori col pager, se dovete farne fuori fatene fuori queste qua, almeno queste. Tessera intanto mi sgama, allora decido di fargli il culo e buttarla giù perché mi aveva sgamato. Io non volevo farla fuori, ma ho dovuto farlo per forza. C'è questa cassaforte, adesso non mi dite se si può... Può essere che troviamo all'interno la tessera, perché non l'ho mai aperta, ma vi dico che penso proprio di no. Comunque, equipaggiamento aggiuntivo che a noi non ce ne frega niente. Ci sbarazziamo del cadavere, lo mettiamo lì in modo che non ci vede. Ci fottiamo quei soldi lì sul computer, se riusciamo, porca vacca, ok. E andiamo nella zona, ragazzi, sinistra della mappa. Ecco, una guardia fuori qua, porca vacca. Andiamo nella zona sinistra della mappa perché sicuramente all'interno troveremo ciò che ci serve. Cioè l'altra tessera, ragazzi. Quindi vi consiglio, ragazzi, di riuscire da dove siete entrati e fare il giro largo, ragazzi, perché non ha senso. Vedete, io ho indicato, appunto, vi indico che c'è la zona sinistra dove ci sono tutte le strutture, la barca, la nave al centro e tutta questa zona a sinistra. Quindi, raga, state attenti e fate il giro largo. Non vi serve andare a avventurarvi all'interno della mappa perché non ha alcun senso, 91%. Quindi state attenti. Ok, dovete cercare di entrare qua. Un'altra guardia, attenzione, intanto civile, bisogna cercare un attimo sta tessera maledetta che non si sa mai dov'è. Io non ho mai culo di trovarne due vicine, sempre una chissà dove, una chissà dove, non si sa mai. Quindi poi in Apocalisse vi ricordo che mo sono rimasti 17, sono 18 totali, non sono poche. Noi dribbliamo grazie ai container, noi dobbiamo entrare appunto dentro qua, ricordiamoci sempre di stare attenti anche alle telecamere. E andiamo di sopra, andiamo a vedere un attimo se c'è la tessera qua dentro, perché c'è una buona possibilità che si possa trovare qui dentro. Ora, c'è la telecamera che mi rompe le palle, come sempre. E poi c'è un civile là, ragazzi, non l'avrete visto sicuramente. Ma eccolo lì, vedete, c'è un civile, noi dobbiamo stare attenti a non... che non ci veda. Perché se si allarma e la telecamera lo vede, è fottuto lo stealth. Quindi, attenzione... Dribbling totale, scatto felino. Arriviamo qui e vediamo, non c'è. Di solito c'è in questa zona qua la tessera, ma non c'è. C'è però le banconote. Ce le fottiamo, ce ne sono altre lì. Ce le rifottiamo se ce le fa prendere, porca vacca. Ok, e non c'è appunto la tessera qua ed è una bruttissima notizia. Quindi dobbiamo stare attenti. Porca vacca, addirittura da dietro il vetro ci ha visto, attenzione. Mamma mia, e scendiamo giù, cerchiamo di non farci vedere, come sempre. E andiamo giù da basso, appunto, da quel lato lì. Cerco di non fare troppissimi tagli, raga, perché voglio farvi vedere che zone, appunto, dovete bazzicare per riuscire a fare questa missione, perché non è facile per nessun motivo, ragazzi. Sembra facile, ma vedrete che non è facile. Come poi in ogni... tutte le missioni in stealth non sono mai facili. Intanto c'è di tutte le persone... Madonna, c'è un bordello di guardie in giro, civili, un casino, un casino, un casino. Entriamo qui, entriamo qui. Entriamo qui, dimmi che c'è, dimmi che c'è. E c'è la tessera, ragazzi. Seconda tessera, dobbiamo andare dentro, raga. Dobbiamo andare appunto dove c'è il punto esclamativo. Questo pezzo, raga, ve lo taglio perché è noiosissimo. Intanto rischia di sgamarmi, ragazzi. Dovete andare al punto esclamativo. Ora non c'è bisogno, vi faccio vedere tutto il momento. Che tal, che aspetto, E quindi ci vediamo quando siamo dentro lì, ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzi, finalmente. Attenzione, intanto c'è anche un civile, giusto perché non c'è già troppa gente. Intanto qua rischia di esplodermi Fraps ancora, porca vacca. Non avete un'idea. E lo dribbliamo da dietro. Intanto si gira, oh, non ci vuole far entrare, è pazzesco, ci trolla. Oh, finalmente se ne va, andiamo al secondo punto di controllo. E eccolo qui. Eccolo qui, ragazzi, si apre finalmente il ponte. E la moretta è ora libera di poter passare. Ma... ci dice di trovare delle frequenze radio della moretta. Anche qui, ragazzi, vi taglio perché non c'è bisogno che vi faccio vedere. Ci sono due zone dei computer. Prima, dove siamo entrati, dove siamo andati prima. Vedete che il ponte si è aperto, vi faccio vedere. La moretta è pronta per partire, ma noi abbiamo bisogno di trovare le frequenze radio della moretta, appunto. Quindi andate ai punti dove c'è, vedete?
94 metri, 72 metri, 71 metri, 69, 68, dovete andare in quella zona lì, quindi ci ribecchiamo quando sono dentro lì. Dovete avere culo di trovare appunto le frequenze radio della Moretta, è uno di quei computer, è random la cosa, guardate caso, quindi dovete avere culo di trovare il computer il prima possibile. Poi scegliete voi se andare a destra o a sinistra, questo lo dovete vedere voi. Intanto io qua dribblo come un pazzo, non so neanche io come ho fatto. Dovete stare sempre super mega attenti. Riandiamo là sopra, ragazzi, esattamente là dobbiamo andare, e poi di là. Alla fine, ragazzi, decido di andare nella parte opposta perché io riesco a entrare nella stanza senza rischiare che mi becchi qualcuno, perché comunque avendo tagliato la rete... Ah, una cosa che mi sono dimenticato, dove è tagliata qua la rete a volte non potete perché c'è un telo nero, lì è questione di sfiga, quindi non ci potete fare niente. Ripassiamo da davanti, rifacciamo la strada che abbiamo fatto prima, sempre attenti al bastardo sopra, come vedete quello stronzo si mette sempre lì quando serve a me passare. Appena se ne va, entriamo. Esatto, se ne va finalmente. Se ne va, se ne va, se ne va. Entriamo e dobbiamo andare a vedere se qua troviamo le nostre frequenze. Computer 1, sfiga, niente da fare. Ci dice che non c'è un cavolo. Qua ci abbiamo la telecamera che ci rompe le balle, ma noi ci mettiamo sotto e tatticamente la dribbiamo. Niente anche questo. Andiamo col terzo PC. Dite che avrò culo. Dite che ci sarà sto cavolo di PC. Ma porca puttana, siamo a tre, non c'è! Andiamo alla quarta. Niente, porca vacca, dobbiamo andare dall'altra parte. Raga, ci becchiamo di là. Eccoci di nuovo qui, ragazzi, a fare la guerra con i dribbling delle guardie. Qua è un continuare a dribblare. Sembra essere in FIFA, invece siamo in piedi 2 perché bisogna dribblare tutte le guardie civili per non farci beccare. E andiamo finalmente di sopra di qua, dove sicuramente ci sarà... Oh, porca puttana, mo abbiamo guardia dietro e civile che scende le scale. Guardate abilità. Questo era un momento veramente di merda. Usiamo i bidoni per... Questa è proezza, ragazzi. Questa è proezza, vedete? Queste sono le pro moves. Se vi fate prendere al panico vi fotte. Quindi andiamo con il quinto computer. Sarà quello giusto? Sì! Come vedete ci dice che il database della nave... Eccole le frequenze della Moretta. Ci siamo, ora ho trovato una radio e contattate il capitano. Una volta che abbiamo avuto le frequenze possiamo contattare finalmente il capitano. E dove è? Sicuramente dalla parte opposta il telefono. Quindi dobbiamo andare a contattarlo. Quindi occhio sempre alle guardie, alle telecamere, ai civili, a 2 miliardi di persone. Porca di quella vacca. Dobbiamo sempre stare super attenti. E poi noi dobbiamo uscire di lì. Cosa fa la guardia? Si mette dove dobbiamo andare noi. Oh, ma che sfiga. Ci becchia, raga, facciamo così. Ci becchiamo al telefono, dai. Tanto ormai l'avete vista la mappa com'è. Poi giocandoci ve la scoprirete anche da soli, così ve la godete. Eccoci qui, ragazzi, che ritorniamo come dei topi di fogna. Ripassiamo abbassati in una rete maledetta. Qua sul tetto non c'è lo stronzo. Anzi, ci sta beccando quell'altro. E andiamo lì, ragazzi. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati, andiamo dove eravamo passati prima, raga. Attenzione, sempre super mega attenti. E rispondiamo al telefono. Attenzione, Moretta, qui è la radio del porto di Washington, 101 passo. Quindi noi le stiamo dando le frequenze per poter passare, spostare la nave. Si sposterà e quanto, ma inserisci le coordinate GPS, ragazzi. Indovinate dove devo andare a inserire le coordinate GPS? Nel computer, nell'altra parte nell'altra parte della mappa. Ma che sfiga ci ho avuto. Cioè veramente, raga, ci vediamo di là. Cioè, ma vi rendete conto, raga? Cioè, da una parte all'altra 200 miliardi di volte. E non mi dite poi che ho culo io nelle missioni stealth. Perché guardate che sfiga, cioè, incredibile. Io vorrei tagliarvi tutti i pezzi. Ma ve lo subite il momento in cui io devo ritornare di là. Cioè, è pazzesca sta cosa. Guardate, incontinuano guardie, civili, sempre la solita storia. Anzi, va, cambiato idea, ve lo taglio, va, così non vi annoiate. E finalmente ci risiamo, ragazzi. Risaliamo sopra qua e con la solita storia. Cioè, il civile l'ha maledetto. Telecamera lì maledetta. E noi dobbiamo andare a rispondere a quel computer là in fondo, che c'eravamo stati prima. Porca vacca, saperlo prima. Mo' gli diamo le coordinate GPS e finalmente ci sposterà questa maledetta nave, che all'interno ha dei container, dove in uno di questi container ci sarà la bomba che noi dobbiamo andare a rapinare. Avendo fatto l'escape bot all'inizio, ragazzi, l'avete visto, vedrete che comodità assurda che è. Finalmente in uploading, ragazzi. Attenzione, la Moretta is on the move. Ragazzi, si sta muovendo la nave. Io voglio andare là a tutti i costi velocemente per farvi vedere che si sposta, perché la cosa è figa. Anche perché... Madonna, 90%. Madonna, quanta gente, quante rotture di palle. Se mi salta adesso la missione spacco tutto, veramente. Una cosa pazzesca, ragazzi, una cosa incredibile, nervoso. Dobbiamo andare appunto nel punto là, vedete, 79 metri. Quindi facciamo il nostro giro, adesso vi faccio vedere. Non vi taglio, raga, perché dovete vedere dov'è la zona, voglio farvela vedere. Ma ci sono guardie, civili, c'è il mondo.
ma noi andiamo dietro di qua. Vi ricordo che nelle missioni stealth dovete essere peggio dei topi di fogna, passare proprio nei muri. Guardate intanto l'altra guardia, vi dicevo, che guarda le telecamere. Se io facessi fuori quella guardia lì, sarei a posto, perché non ci vedrebbero più le telecamere. Ma sarebbe troppo difficile, perché qua continuano a passare guardie e civili, e non riuscirei a avere il tempo di aprire la porta. Indovinate dove va questa guardia, esattamente dove devo andare io. Oh, ma Payday 2 lo fa apposta, no? Ditemelo nei commenti, ma Payday 2 lo fa apposta a complicarmi la vita, come se non fosse già complicata. Io intanto volevo farvi vedere che la nave si muoveva, e invece non riesco a far muovere, non riesco a andare a farvi vedere che la nave si muove, porca di quella vacca. Allora, noi passiamo dentro, attenzione raga, dobbiamo stare super mega attenti. Guardia, civili, poi qua c'è anche il vetro, la cosa non è molto bella. Noi dobbiamo andare esattamente là. Siamo quasi arrivati, ma non riusciamo a passare per colpa di questa guardia, che tra l'altro viene qui. Porca vacca, ragazzi. Volevo tenervi sto pezzo, ma guardate, guardate, ci stava vedendo anche il civile. Meno male che va di sopra e non ci vede. Non vedo l'ora che se ne vada questa guardia. Dai, vai via, perché mi hai rotto. Finalmente se ne va, ragazzi, e allora adesso ci possiamo andare. Ma... c'è un civile, ho visto bene o no? Strano, porca vacca, che nervoso. Intanto vedete, è meglio andare dietro questo bidone, fidatevi. E far passare... cos'è che fa questo? Viene qua, madonna, 82% di colpo. No, mi vogliono far morire in questa missione. Intanto la nave si sposta, non riesco ad andare, ragazzi, scusate. Ma la guardia, se va bello, fanno... no, va bello, fanno... allora ditemelo, cioè ce l'avete con me in questa missione? No, non lo so, ce l'avete con me, ditemelo, no, perché se ce l'avete con me basta che me lo dite, che non c'è problema, cioè veramente pazzesco, guarda, pazzesco. Dai, vai via, che m'hai rotto un'altra lì, no, no, adesso non vado, vado. Vado, 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 mi nascondo dietro questo camion. Vado in fondo, ragazzi, finalmente, attenzione al civile, attenzione al civile, sperando che se ne vada, perché mi incazzo. Intanto la nave qua si sposterà, guardate, vedete, se riesco a far... vedete, vedete che si sta muovendo un pochino, guardate, guardate, vedete? Sono riuscito a farvi vedere solo il finale, scusate, ma avete visto che casino. E dentro là ci sono i container, sopra i container, chiamateli come volete, che contengono la bomba e noi dobbiamo andarla a fottere. Questo poi alla fine è tutto il casino per fare... questa cosa, fotterci sta bomba. Finalmente si apre, attenzione ragazzi, perché in Apocalisse c'è una guardia anche qua e un civile anche in questo piazzale qua, e anche le telecamere rompipalle. Il civile intanto lo vediamo subito, ma noi dobbiamo andare lì su questa benedetta nave. Vedete che ci sono i 34 metri dove noi dobbiamo andare. In uno di questi container contiene la bomba, l'avrò detto 50.000 volte ma volevo spiegarvelo. Quindi apriamo il primo. Niente, merda, spazzatura. Apriamo il secondo. Oh, ci può essere, ragazzi. Apriamo, apriamo la valigetta e... no, porca puttana, ma che sfiga. Non è qui. Andiamo dentro, apriamo il terzo. Dai, dai, che può essere, dai, che può essere. Dai, che può essere, apriamola. Valigetta. Valigetta, ed ecco la bomba. Ragazzi, la bomba è composta, se non sbaglio, da 4 pezzi. Che valgono 2 milioni l'uno. Cioè, non so se avete capito. Se non sbaglio, mi sembra che valgano 2 milioni e qualcosa l'uno. Giusto per farvi capire, non vorrei dire una cazzata. Intanto sentite il rumore di sottofondo. Sì, 2 milioni e 50 mila dollari un pezzo della bomba. Quindi adesso vi faccio vedere il primo trasporto e poi vi farò vedere che prendo il secondo, il terzo e il quarto tagliando i pezzi. Quindi voi dovete andare a stare sempre attenti, attenti, passare di qua. Intanto arriva il civile, usare questo, questa donna, abbassati, tutti questi bidoni, queste cose per coprirvi, e andate a buttare dove c'è qua la l'escape. Guardate che roba, che figata. E una! E prendiamo la seconda. E due, ragazzi, finalmente! Due! Ci siamo, altri 2 milioni e 50 per la parte di una bomba. Cioè, ragazzi, avete visto comunque com'è comodo l'escape bot? Cioè, la barca di per escape, per scappare, per riuscire a buttare dentro queste parti della bomba. E quindi siamo al terzo borsone. E siamo al terzo borsone, ragazzi. Avevo paura che mi cadesse in mare, mi incazzavo, spaccavo tutto. E siamo a 3. Prendiamo anche l'ultimo borsone, ragazzi, e la missione si può dire completa, ragazzi. E siamo a 4, ragazzi. Come vedete l'escape è disponibile, noi ci andiamo su e possiamo dire che oltretutto che abbiamo sbloccato questi due achievement, questa ennesima missione in stealth è stata un successo, ragazzi. 500 mi piace, mi sembra che sia una cosa fattibilissima, che è arrivato a 99 passa. Mamma mia, quanta esperienza, ragazzi. Andiamo a vedere anche il Payday 2. Guardate, mamma mia. Andiamo a vedere il Payday 2 perché ricordo era Apocalisse. Carta centrale, andiamo a vedere cosa abbiamo. E abbiamo un
ottenuto materiale caramella, se non ho letto male. Quindi ragazzi, io vi invito appunto a lasciarmi un commentino per dirmi cosa, come vi è sembrata, se volete altri stealth. 500 mi piace, io non vi trito più, penso che per questo episodio possa bastare. Da Payday 2 e Random è tutto, enjoy ragazzi!